Parlare la senatrice Fregolent, ne ha facoltà per 5 minuti. Grazie Presidente, Ministro. La ringrazio per la relazione. Non possiamo tuttavia nascondere la nostra preoccupazione per la situazione di pandemia attualmente in corso non solo nella regione di Wuhan ma nel continente asiatico. Sicuramente non ci rassicura che siano stati sospesi tutti i collegamenti aerei e ferroviari da Wuhan e successivamente da altre rilevanti città della provincia di Hubei, come da lei dichiarato, il fatto che sia stato interrotto il funzionamento dei trasporti pubblici, chiuse le autostrade di accesso, i luoghi di ritrovo quali i mercati, i cinema, gli internet caffè, i siti culturali, siano state sospese le manifestazioni per i festeggiamenti del Capodanno cinese. Non ci rassicurano i numeri comunicati dal governo cinese che alcune fonti danno sottostimati e che dovrebbero essere moltiplicati almeno 8 volte. E non ci rassicura il fatto che non vi siano notizie su un possibile vaccino. Ciò che emerge in modo chiaro ed ineludibile è che sicuramente c'è un vulnus nell'OMS che prima dichiara che c'è un allarme moderato e poi invece sicuramente con un ritardo non giustificabile di almeno una settimana dichiara che l'epidemia, diversamente da come aveva scritto in ben 5 rapporti precedenti, è elevata. E che il governo italiano sia in linea con quanto indicato dall'OMS, ripeto, ci rassicura davvero molto poco. Nel frattempo le compagnie aeree British Lufthansa hanno sospeso tutti i voli per la Cina, la Toyota ha sospeso la produzione, Starbucks e Ikea hanno chiuso diversi punti vendita, le gare di Coppa al Mondo di sci sono state annullate, mentre in Italia settimanalmente vengono schedulati 34 voli su Fiumicino e 25 su Malpensa, ma abbiamo i canali sanitari. E poi verrà valutata di volta in volta la quarantena. E che cosa fa l'Europa di fronte ad un'epidemia dichiarata elevata? Al momento, come lei ci ha confermato, i ministri si parlano, si scambiano informazioni. E io mi chiedo e le chiedo se non sarebbe forse il caso, certo non per fare allarmismi, ma per muoversi all'insegna del principio della massima precauzione trattandosi di salute pubblica, magari di sospendere a livello europeo tutti i voli con il continente asiatico, almeno per un breve periodo. Non c'è solo Wuhan che presenta l'epidemia, ma i focolai sono in tutta la Cina e non solo, e si tratta di un virus che nei primi 10-15 giorni è asintomatico e quindi risultano pertanto inutili in questi casi i rilevatori di temperatura attraverso i quali vengono scansionati i passeggeri. Le persone si spostano, girano, partono, ripeto, da diversi aeroporti cinesi, non solo da Wuhan, fanno scalo in Europa e si muovono. Questa è la potente macchina del turismo che porta con sé molteplici interessi, ma quello che come Lega noi le chiediamo è di mettere al primo posto la salute dei cittadini, è di muoversi, ripeto, all'insegna del principio della massima precauzione e quindi nel caso in cui questo governo ritenga di non sospendere i voli, le chiediamo che venga applicata almeno la quarantena per tutti quelli che provengono sia con voli diretti che tramite scali dalla Cina e dal continente asiatico. Non è sufficiente assumere le informazioni su quali tratte, su quali mete, su quali itinerari i passeggeri provenienti dal continente asiatico faranno o andranno, perché poi diventa particolarmente faticoso e difficoltoso risalire, nel caso in cui si manifesti la malattia, ai contatti, alle frequentazioni, ai luoghi visitati. Ci sono poi gli studenti che sono andati in Cina per il Capodanno cinese e che rientreranno. Anche in questo caso risulta fondamentale che gli stessi vengano messi per il primo periodo in quarantena, non per allarmare ma per tutelare e proteggere gli stessi e la popolazione scolastica.
ha detto che ci sono i controlli sui passeggeri che arrivano tramite i porti. Noi le chiediamo di estendere questi controlli a tutte le navi che arrivano nei porti italiani e anche a quelle che portano merci. Infine l'informazione, che deve essere unica, chiara, trasparente e corretta, per non creare allarmismi, ma per spiegare ai cittadini che comunque acquisiscono l'informazione per il tramite dei siti internet quali misure adottare, quali pericoli derivanti da questo virus, quali comportamenti non comportano contagio. Quindi non è sufficiente la circolare alle regioni, l'informativa della quale la ringraziamo, però non è sufficiente l'informativa alle commissioni sanità, al Parlamento. È necessario lavorare tramite spot, opuscoli, telegiornali, e da questo punto di vista, Ministro, questo governo è sicuramente in ritardo.